Buonasera e bentrovati a Focus, programma di approfondimento in onda sulla nostra rete. Stasera riflettori puntati sui comitati, nomos e le iniziative messe in campo. Come sappiamo, a fine mese, il 29 e 30 aprile, il 1 maggio, un grande evento che vede protagonisti i comitati del nomos di Vittoria, anche ecco, di Niscemi e forse qualcun altro della provincia di Ragusa. Saranno tutti lì presenti. A Vittoria non ci saranno manifestazioni proprio perché l'amministrazione comunale è a fianco del comitato nomos di Vittoria e contro, ecco, il MOS, questa battaglia che sta portando avanti. Ne parliamo oggi con due componenti del Comitato di Vittoria, con Carlo Zappalà, Buonasera. buonasera, e con Gianfranco Alfè, buonasera. Componenti del Comitato NOMOS, ma sempre comunque impegnati in quella che è la tutela del territorio anche con altri movimenti. Ad esempio, Gianfranco Alfè fa parte di Fare Verde, quindi c'è sempre questo impegno per la tutela del territorio. Questa è una battaglia proprio prima di iniziare, dicevamo che era da 30 anni, che in realtà il territorio non si muoveva in questo modo. Ecco, vorrei partire proprio da questo, Gianfranco. Un movimento territoriale per la difesa di un territorio. Naturalmente gli effetti e i danni di quella che potrebbe essere il non ce l'abbiamo, non li sappiamo, però nello stesso tempo voi vi state impegnando anche per questo. Non a caso domani ad esempio un incontro a Ragusa con l'ARPA per cercare di capire e di analizzare gli studi fatti sino a questo punto. Sì, innanzitutto sì, è una mobilitazione di popolo territoriale assolutamente trasversale, apartitica, e questo è e questo lo diciamo appunto con grande gioia e speranza, perché come ha detto lei, sì, forse era da 30 anni, quindi dai fatti di Gomis, dai missili Cruise, che non si assisteva a un sorgere, insomma, spontaneo appunto dei vari comitati, ad un impegno, una sensibilizzazione, un interesse da parte della popolazione. Del MUOS non sappiamo, cioè, gli effetti che potrebbero essere nefasti dal punto di vista ambientale e conseguentemente della salute pubblica, però una cosa è certa, abbiamo a che fare con installazioni di tipo militare, di tipo bellico, quindi le mega antenne che dovrebbero sorgere oltre alle già 21 esistenti in territorio di Niscemi servono, sono indirizzate certamente non a missioni di pace, ma a qualcosa che ha a che fare con la guerra. Che fa proprio temere. Infatti dicevamo il MOS, cos'è? Ecco, in realtà molti non sanno. Parole spicce, Cioè, più li che ha altro poco sono un facilitate. sistema satellitare per il controllo globale e di scambio di informazione, sia dati che video, per mettere in contatto, diciamo, le truppe americane ovunque su qualsiasi territorio, che può essere un teatro, qualsiasi teatro di guerra, e avere le informazioni minuto per minuto. Ovviamente questo cosa comporta? Sì, sicuramente gli americani diranno che serviranno per proteggerci anche dai probabili, diciamo, terroristi o quello che sia, però renderebbe anche questo la Sicilia, diciamo, obiettivo sensibile. Non è a caso. La cosa che mi preoccupa in realtà, e ne parlavamo con altri componenti sempre del Comitato NOMOS, è il fatto che le altre ground station, ecco, installate in altre parti del mondo sono in zone desertiche, mentre queste invece le ritroviamo in Sicilia, in una zona, sì, va bene, una riserva naturale, però nello stesso tempo a poche, comunque centinaia di metri, possiamo dire, da centri abitati. Questo, Esatto. ecco, un po' è la preoccupazione, poi anche le interferenze che potrebbero avere, ad esempio, con l'aeroporto, insomma, l'imminente aeroporto sta per aprire, insomma, queste sono le notizie che ci giungono, quindi potrebbero esserci dei problemi con i voli, interferenze con le Sì, centrali. sull'aeroporto noi abbiamo espresso le nostre preoccupazioni, perché se noi partiamo da un dato, che è quello che questa stazione MUOS doveva sorgere a Sigonella, quindi c'è, cioè, nella base appunto di Sigonella vicino Catania, ma poi da studi appunto informatici si è visto che questo sistema avrebbe potuto comunque interferire con i velivoli ad uso militare e quindi e anche con apparecchiature in genere comunque militari, e allora per quello si è appunto deciso di spostarlo a Niscemi. Ad oggi effettivamente, a parte la dichiarazione, diciamo, della nostra amministrazione provinciale, che a dire il vero è preoccupata di questo, però ha fatto riferimento l'amministrazione ai dati che gli fornivano i dirigenti dell'aeronautica militare. Ad oggi noi come Comitato NOMOS, ma abbiamo anche sentito i sindaci che sono comunque molto preoccupati di questa cosa, questi dati, questi documenti non sono stati forniti. Quindi, insomma, non c'è Quindi ancora non certezza?
Sì, appunto, su quelli che come possono diceva essere lei, i veri effetti che potrebbero avere, almeno per quanto riguarda l'interferenza con l'aeroporto e quindi con i possibili voli. E domani, dicevamo, c'è un appuntamento importante a Ragusa, l'ARPA presenterà una sorta di report delle relazioni con dei dati su quelli che potrebbero essere gli effetti del MOS. È quello che stiamo aspettando in realtà da giorni e finalmente domani è arrivato. Quindi domani dovremmo avere delle notizie diciamo abbastanza aggiornate per quello che riguarda i nuovi rilevamenti, se ci sono stati, poi questo ancora aspettiamo appunto domani per sapere di più. Tra l'altro sembra che il governo nazionale abbia comunque sollecitato l'ARPA a fare degli studi più approfonditi. Il Ministero dell'Ambiente praticamente ha sollecitato l'ARPA a fare chiarezza e quindi nuovi rilievi per sapere se in realtà poi, come hanno dichiarato molti, non dovrebbero avere nessuna influenza sulla salute, diciamo, umana. Infatti, tra l'altro, gli ambiti ad esempio coinvolti, se non ricordo male, da questo report sono, insomma, la salute e il rischio degli elettrosmog per l'uomo, gli animali, le piante, la guerra, le prospettive belliche, l'incidenza sull'ambiente e anche le interferenze infatti con le prospettive di sviluppo locale. Sì, ovviamente noi ci riferiamo ad un principio di precauzionalità. Praticamente tra le altre normative, dopo la conferenza di Rio del 2002, cioè in pratica è stata recepita dalla comunità europea una legge del 2 aprile del 2009, è la 1999-519, che sancisce sostanzialmente il principio di precauzionalità, cioè dire quando non vi è la sicurezza di qualcosa che abbia un impatto sull'ambiente e quindi su tutte le specie, anche vegetali e in primis sulla specie umana, viene adottato il principio di precauzionalità nel caso di forte incertezza scientifica. Questo è il caso del MUOS. Il MUOS è per noi del Comitato un caso di forte incertezza scientifica. Tra l'altro stiamo parlando di un territorio che è già martoriato da quello che è l'inquinamento, perché a differenza del petrolchimico di Gela, che ai noi dal punto di vista occupazionale proprio adesso anche questo in crisi, però lì c'è stato un cambio con l'occupazione, cioè come dire un contraccambio che non è giustificato per la tutela del nostro territorio. Nel caso del MUS non c'è. Insomma, sulla salute delle persone c'è molto incidente, cioè il tumore ad esempio nella zona di Gela oppure di Priolo. Ma se posso permettermi... Ecco, in quel caso l'impatto, sì, vabbè, a livello occupazionale sono stati tanti posti di lavoro, però quanto abbiamo pagato? A che prezzo? Perfetto, a che prezzo? E purtroppo dobbiamo registrare ancora adesso una forte reticenza nell'aggiornare i dati dell'Istituto Tumori. Del registro tumori, perché il registro tumori ci dicevano che va ovviamente continuamente aggiornato. Noi è da giorni che stiamo cercando di interloquire e speriamo per questi 3 giorni che qualcuno raccolga il nostro appello, quello di fornire nei 3 giorni che ci vedranno impegnati dei dati che non devono essere necessariamente confortanti, ma illuminanti, senza reticenza, cioè alla luce della verità, di quello che già adesso sull'esistenza, sull'esistente, e la situazione drammatica per ciò che riguarda la mortalità e soprattutto le malformazioni infantili già in atto. Ecco, citava Gianfranco questa 3 giorni che vi vedrà protagonisti a Contrada Sugherete, proprio anni scemi. Lì sarete il 29, il 30 e il 1 maggio, una grande manifestazione. L'obiettivo qual è principale di questo evento? L'obiettivo principale ovviamente è informare innanzitutto le persone, perché comunque... coinvolgere la Sicilia probabilmente, diciamo, in questa grande battaglia. Il problema battaglia del MUOS... Si conosceva già da tempo, però a livello più che altro istituzionale o chi ha detto ai lavori. Diciamo così, la gente comune non ne sapeva nulla. Diciamo che da qualche mese che è venuto fuori questa situazione. Ecco, mi chiedo come mai soltanto ora? Ma questo bisognerebbe chiederlo a chi di dovere, in realtà, perché... i comitati comunque si sono mobilitati ora. Se questo è un qualcosa che c'era già nell'area da tempo, come mai è uscita fuori soltanto in questo momento? Risvegliarsi anche se in ritardo dopo la missione di colpa dovuta è meglio che mai, cioè risvegliarsi tardi è meglio che mai.
Cioè, noi come comitati, sì, è vero, ci stiamo nascendo ora, però i comitati di Niscemi è dal 2009 che si muovono. Dopodiché c'è stata una rassicurazione da parte del governatore Lombardo che sostanzialmente confortava le popolazioni preoccupate dicendo che il MUOS, comunque i lavori del MUOS erano fermi e che comunque non era insomma in atto già proprio il completamento del MUOS. Questo poi è stato smentito dai fatti, perché invece proprio nel 2009 sono iniziati i lavori proprio all'interno della sugheretta di Niscemi, con sbancamenti, sventramenti, diciamo delle aree interessate e con costruzione quindi di tralicci e di colate di cemento adibite proprio alla costruzione di questa megastruttura. Quindi effettivamente anche a Niscemi, anche i comitati di Niscemi erano un po' così confortati da questa presa di posizione. Poi invece siamo stati tutti smentiti. Noi, il territorio ibleo si è svegliato proprio qualche mese fa. Sì, come ha detto lei, questa è una colpa, ma anche le istituzioni. Quello che mi chiedo io è, ci sarà stato un qualcosa che vi ha portato, vi ha spinto quindi a svegliarvi tutto ad un tratto? Un forte coinvolgimento delle coscienze, delle nostre coscienze, che ogni giorno, anche se convinte di combattere un po' una lotta impari, perché un po' a volte ci piace paragonarci a Davide contro Golia, sappiamo che è importante per la salute del nostro territorio, per l'ambiente, ma soprattutto, come diceva Carlo, anche per cercare di rendersi conto che tutto quello che è invisibile, che non ci viene raccontato dai grandi media nazionali. Molti dicono: come mai i grandi media nazionali non ne hanno parlato? È strano. Per noi è chiaro invece che i grandi media nazionali non ne abbiano parlato. Perché? E con questo, ma perché evidentemente secondo noi ci sono interessi così forti, e questo è evidente, sono interessi internazionali di geopolitica, accordi presi nelle alte sfere, dalle alte sfere, e quindi noi stiamo spingendo ogni giorno perché ci sia un'attenzione da parte dei media nazionali, però è anche vero che siamo consci del fatto che i primi a svegliarci, ad autodeterminarci, siamo noi. Necessariamente. Tornando alla Tre Giorni, come la organizzerete questo evento? Innanzitutto sarà organizzata con una prima corteo, che è una manifestazione vera e propria, che ci riunirà tutti insieme, soprattutto per quelli che vengono anche da altre piazze. Noi ci auguriamo che il problema arrivi anche. Ad esempio, una grande partecipazione. Assolutamente sì. Certo, assolutamente sì. Assolutamente sì. Speriamo. Speriamo tanti, tantissimi. Quindi questo ci riuniremo tutto nella piazza centrale, quasi un simbolo, insomma, dove c'è il comune pure di Niscemi. Lì cominceranno poi quello che riguarda proprio, si entra nella fase dei Tre Giorni, quindi ci saranno le... Niscemi vi sposterete? Non subito, ci sarà prima una parte dedicata al convegno proprio sul MUOS, spiegare alla gente cos'è il MUOS. Ci saranno degli esperti che parleranno delle onde elettromagnetiche, dei campi magnetici. Sì, dopo il corteo il concentramento è presso la piazza principale, come diceva Carlo, di Niscemi, e poi appunto da lì muoverà un corteo cittadino e questo fino alla periferia. Poi ovviamente con i mezzi... Questo 29 avverrà mattina, invitiamo i cittadini ad unirci a noi appunto per dire no all'ecomostro. Poi inizierà la Tre Giorni. La Tre Giorni inizierà proprio di pomeriggio, quindi prima ci sarà la conferenza stampa del Comitato Regionale Enomos e poi l'importante conferenza con gli esperti che parleranno proprio di elettrosmog e quindi di... Quindi la conferenza in piazza? No, questo proprio questo avverrà nell'area che è adiacente proprio a dove stanno installando la base. Poi un importante incontro, dopo una pausa, questo sempre il 29, per le 18.30 con le istituzioni. Con loro, con le istituzioni, noi vogliamo interloquire, loro vogliono farlo, speriamo in maniera cristallina e fattiva,
E lì insieme noi, il movimento e le istituzioni sensibili alla problematica, vedremo sul da farsi. Avete già avuto conferma della partecipazione di quale istituzione, ad esempio? Sì, abbiamo avuto conferma. Su Vittoria, insomma, già è stata dichiarata. No, vogliamo ringraziare anche la nostra amministrazione comunale che sta, insomma, supportando veramente col cuore questa causa, perché questa è una causa, e lo dicevamo proprio, che va al di là dei colori politici, va al di là delle ideologie e di tutti gli ismi possibili. Questa è una battaglia di coscienza, è una battaglia di popolo, di territorio. E questo il nostro sindaco, insomma, la nostra amministrazione, cioè le nostre istituzioni, lo hanno veramente recepito col cuore e con la mente. Poi ovviamente ci sarà anche la rappresentanza degli altri sindaci della provincia di Ragusa, che ha già approvato un ordine del giorno con indirizzo. No, i nomi ovviamente li sapremo domani. I comuni che hanno aderito al contrasto di questa struttura sono i comuni di Modica, il comune di Vittoria, di Niscemi, il comune di Caltagirone, di Mazzarino, di Piazza Armerina, di Acate. Cioè, ci sono diversi comuni. Ragusa... domani sarete comunque domani, a Ragusa, no? Al comune di Ragusa. Sì, domani saremo proprio a Ragusa, a Palazzo dell'Aquila. Quindi è veramente forse la prima volta che comunque un'occasione per riconoscere il nostro essere cittadini e non solo sudditi. Le altre due giornate invece? Le altre due giornate, ecco, questo è importante, la ringrazio della domanda, perché giorno 30 invece è l'anniversario della morte di Pio La Torre. Pio La Torre sappiamo bene che si è battuto fino in fondo per portare la pace, ma soprattutto ha fatto tanto, si è speso per la lotta contro la mafia, contro le mafie. E per questo è stato ucciso. Noi stiamo organizzando questi tre giorni che va, ripetiamo, al di là di ogni appartenenza partitica, proprio per dedicare questi tre giorni anche a Pio La Torre. E giorno 30 mattina ci sarà un importante convegno sulla figura di Pio La Torre, un incontro con tutti i movimenti che aderiscono al NUMOS e che fanno della lotta alla mafia il loro impegno quotidiano. Per giorno 1 invece, che è il 1° maggio, la tradizionale festa dei lavoratori, voi sarete lì? Noi sarete tutti i giorni lì, anche le amministrazioni come Vittoria, ad esempio, che è sempre festeggiato il 1° maggio con il grande concerto, quest'anno non ci sarà nulla, perché non si vuole distogliere l'attenzione da quello che è la manifestazione organizzata. Ha detto che il 1° maggio quindi in quel caso probabilmente anche voi, in ogni caso, di questo siamo felici. Ecco, in ogni caso la musica farà parte di questi tre giorni, perché insieme alla battaglia c'è anche l'impegno musicale, perché la musica è anche impegno. E probabilmente il gruppo... Soprattutto l'aggregazione, cioè, certo. E poi è quello che comunque a noi interessa, cioè proprio aggregare non solo, vabbè, in questo caso i giovani, perché insomma sappiamo bene che ci saranno dei gruppi locali che suoneranno, vengono da tutta la Sicilia, quindi questo sarà un modo per unire, insomma. Ma per tutti coloro che vogliono esprimere, diciamo, il loro no anche con la musica. Certo, infatti, come dicevo, la musica è anche impegno e passa l'impegno attraverso la musica. Com'è possibile avere informazione del vostro programma per i nostri telespettatori, se ci ascoltano, per avere un'idea della tre giorni e quindi poter partecipare, anche se non il primo, magari nel secondo oppure il 1° maggio, che può essere un'occasione importante? Sì, il programma proprio in queste ore verrà divulgato in maniera, cioè, cartacea. Oggi proprio c'è la consulta cittadina per l'ambiente e il territorio, alla quale fanno parte decine di associazioni, quindi ovviamente poi ogni associazione avrà il compito di divulgare attraverso i propri soci, quindi il programma, che è proprio dal punto di vista cartaceo oggi verrà dato. Insomma, e poi sarà distribuito anche in città, quindi sarà possibile ritrovarlo in città, ed è già in programmazione, sì, online sul sito dei NUMOS, cioè sul sito regionale NUMOS. Quindi già c'è, insomma, la locandina. Che possono trovarlo sul comitato NUMOS Vittoria. Insomma, c'è la possibilità di informarsi, di poter essere... C'è la possibilità anche di campeggiare, tra l'altro, quindi ci sarà anche un'area a ristoro, quindi per chi volesse partecipare in maniera più continuata. Perché voi sarete lì giorno e notte, dobbiamo dirlo, ecco questo. Altra cosa, ricordiamo che fino al giorno precedente la manifestazione, il giorno 29, quindi per tutto il 28,
continueremo ad essere in Piazza del Popolo con la raccolta di firme, perfetto. E daremo informazioni a per quello che riguarda. A che punto siete arrivati con la raccolta firme? Raccolta firme sta andando abbastanza bene, dobbiamo dire che i vittoriesi stanno rispondendo bene, magari cioè, continuiamo a informare così possono venire a mettere la loro firma. Siamo arrivati a circa 3.000 firme solamente per quello che riguarda il territorio di Vittoria. E c'è anche la firma di Rosario Crocetta, ricordiamo. C'è anche la firma di Rosario Crocetta, eurodeputato. E l'eurodeputato. Sì. Bene, io ecco, siamo giunti al Vittoriese, naturalmente da qualche giorno cittadino onorario anche lui di Vittoria. Io ringrazio Gianfranco Alfè, ma anche Carlo Zappalà per essere...